tutti ragazzi, quest'oggi parlo di un film che attendevo tantissimo. Sono in questo abbigliamento estivo perché fa caldo. In questo periodo caldo esce questo film su cui ero anche molto scettico perché poteva essere un film comico basato su una comicità strettamente demenziale. Il film in questione ha una trama abbastanza originale. Il film è Pixels. In regia abbiamo Chris Columbus, che è uno dei registi più affermati nel campo dei film indirizzati agli adolescenti. Infatti ha diretto film come i primi due Harry Potter e i Goonies. Di che parla questo film? Allora, questo film ha una trama abbastanza originale e atipica. Praticamente, una razza aliena ha scambiato dei messaggi che erano stati inviati nello spazio come delle dichiarazioni di guerra. Questi messaggi che cos'erano? Questi messaggi erano dei videogiochi degli anni 70-80. E che succede? Succede che questa razza aliena praticamente attacca il pianeta Terra con i videogiochi di quegli anni, o comunque i personaggi, quindi abbiamo Space Invaders, Pac-Man e molti altri. Quindi la trama è abbastanza originale ed era improntata su una comicità che dovevamo vedere se era effettivamente efficace o no. Comunque questa era un po' la trama. E appunto, chi doveva fronteggiare questi personaggi di videogiochi atterrati a devastare il pianeta Terra? Dei nerd. Dei nerd assoldati per cercare di contrastarli. Dei nerd appunto appassionati di quei videogiochi di quegli anni. Parliamo del cast. Allora, il protagonista è Adam Sandler. Poi abbiamo Kevin James, Peter Dinklage, famoso nano della serie TV Il Trono di Spade. E poi abbiamo anche Michelle Monaghan. Allora ragazzi, come si è rivelato alla fine questo film? Devo dire che ha distrutto un po' il mio scetticismo, perché devo dire che è un film comico fatto bene, molte battute fanno ridere anche tanto, c'è molto no sense, devo dire, però alla fine è un film che si fa seguire durante il suo percorso, gli effetti visivi sono molto belli, devo dire, molto molto belli. Vedremo diversi personaggi dei videogiochi di quegli anni e Adam Sandler in questo film funziona. Vi ripeto, a me questo film avevo come la sensazione che poteva essere un film molto molto demenziale e che poteva presentare una comicità che poteva essere sotto certi punti di vista un po' eccessiva. In diversi punti del film è così, però alla fine è una comicità che non mi è dispiaciuta, mi è piaciuta per la maggior parte. E anche i personaggi non sono male. Soprattutto uno dei personaggi, quello più, diciamo, più corpulento del gruppo. Con gli occhiali, sul quale è stato fatto un lavoro, secondo me, niente male. Comunque è uno di quei personaggi a cui ci affezioneremo di più. Allora, vi ho detto un po' la mia idea. Allora, il mio voto a questo film, basandomi comunque su quello che vi ho detto, quindi gli effetti visivi sono molto belli, la comicità in alcuni punti forse c'è troppo no sense, comunque non è male come comicità, un film comico molto bello anche perché è originale nel suo essere. Il mio voto a questo film è un 7,5. Ebbene sì ragazzi, devo dire che è stato fatto molto bene. D'altronde il mio scetticismo, diciamo che era un po' placato anche grazie alla scoperta del regista, che era Chris Columbus, che comunque aveva già avuto a che fare con dei film abbastanza importanti, quindi alla fine il mio scetticismo è un po' calato anche per questo. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate su questo film. Iscrivetevi sul mio canale, mi raccomando, guardate la mia pagina Facebook, metterò sempre nei commenti il link. Mettete un bel mi piace e al mio prossimo video, speriamo sia il più presto possibile. E un saluto a tutti.